La fase di convivenza con il virus procede ormai da diversi giorni in diverse città italiane, così come a Fano. La fase 2 ha impartito tra la popolazione un nuovo modo di vivere, di occupazioni di spazi sociali e comportamenti da assumere per contrastare la diffusione del coronavirus. Le vie del centro e del mare cominciano a ripopolarsi da tanti sportivi, ma anche da coloro che svolgono attività motoria leggera consentita dal recente DPCM del 26 aprile scorso, che insieme al decreto esplicativo della regione affidano al cittadino la responsabilità del contenimento del contagio. Permane il divieto di assembramenti e l'obbligo di mantenere 1 o 2 metri di distanza. I decreti emanati a livello nazionale e regionale però non sempre sono rispettati. L'uso della spiaggia è consentito solo per attività motorie e sportiva ed è anche vietato stendersi al sole o sostare lungo l'arenile o giocare sul bagnasciuga. Lo so, però il mare è così affascinante, attraente, che è impossibile non fermarsi, capito? Sapete che Sì, non si può. fate una passeggiata questa mattina. Sì, facciamo una passeggiata, era per far raccogliere qualche sassolino lui. Lungo il lungomare di Sassonia sono stati diversi i controlli da parte dei militari per i trasgressori, invece gran parte dei cittadini continuano la loro quotidianità munendosi delle dovute precauzioni. Che è pericoloso sia per loro che per gli altri, perché se uno interessasse a loro stessi, io penso che non sarebbe un problema, ma il fatto che possono contagiare anche gli altri, Quindi non rispettano neanche la distanza di non sicurezza. rispettano né la distanza e non gliene frega niente degli altri. E sai che è pericoloso, cerchi di prevenire almeno. Non lo so, sono un po' incoscienti o probabilmente non hanno ancora capito la gravità di questo virus, penso, perché è l'unica spiegazione che mi do. Poi è vero che dà fastidio, fa caldo e tutto, però se è obbligatorio, è obbligatoria. Noi ce l'abbiamo, però vedo in giro che c'è chi ce l'ha, c'è chi non ce l'ha, c'è chi quello che lavora con la mascherina, quello senza. Vediamo un po' come andiamo a finire. Come le sembra il comportamento dei cittadini? Ma molti sì, molti si comportano bene, si comportano. C'è qualcuno invece che è un po' distratto, diciamo. L'utilizzo di mascherine è importante per il contenimento del virus. Lo diventano ancora di più nei luoghi chiusi, accessibili al pubblico, come i negozi, sui mezzi pubblici, se non è possibile mantenere le distanze, cioè con minori o non autosufficienti. In mancanza di questi dispositivi e delle regole di distanziamento sociale, si potrebbe ricorrere a un aumento dei contagi e dunque ritornare alle misure restrittive che potranno precludere l'impossibilità di uscire o andare al mare.